Sanità, turismo e governo del territorio. Un'altra giornata di campagna elettorale per Sara Battisti ed Andrea Quercui, candidati nella lista del PD per le prossime elezioni regionali. Una giornata che si è conclusa a Frosinone in un incontro con la cittadinanza e gli amministratori. È stata una giornata tra l'altro molto emozionante perché abbiamo inaugurato il pronto soccorso di Alatri e poi abbiamo incontrato i medici e gli operatori sanitari con i quali abbiamo condiviso un momento importante come quello della gestione della pandemia. Siamo andati insomma anche ad inaugurare la stagione sciistica di Campocatino, un altro risultato raggiunto grazie a un finanziamento della Regione Lazio, finalmente tornano in funzione gli impianti di una delle nostre montagne più belle. Continua il tour elettorale e la cosa soddisfacente è che insomma dovunque andiamo ci sono tantissime persone che ci aspettano. La consapevolezza del gruppo dirigente Dem è che c'è una rimonta da fare, una rincorsa che può portare al sorpasso perché l'entusiasmo intorno ai candidati è molto. Siamo partiti un pochettino in ritardo, ma stiamo recuperando terreno. Abbiamo un gruppo di giovani intorno che ci stanno sostenendo a 360 gradi e abbiamo altri amici che sono entusiasti di questa mia candidatura e credo che faremo un ottimo risultato. È l'ottimismo ciò che contraddistingue la corsa dei candidati di Pensare Democratico, la corrente che fa capo a Francesco De Angelis, un ottimismo che ruota attorno alla figura del candidato presidente, quell'Alessio D'Amato che ha guidato la sanità regionale nel momento più difficile e che ora cerca la fiducia dei cittadini per completare l'opera portata avanti da Zingaretti negli ultimi 10 anni. Io sono convinto che ce la faremo, le condizioni ci sono tutte, Alessio è stato bravo. D'Amato è stato il miglior assessore regionale alla sanità d'Italia, un punto di riferimento importante, ha sconfitto l'emergenza Covid, quella più drammatica, e adesso siamo pronti a vincere con Alessio D'Amato, con Sara Battisti, grande soddisfazione, una donna che guida la lista del Partito Democratico e poi due belle candidature come quelle di Andrea Quercui e di Libero Mazzaroppi, insomma una grande squadra per una grande vittoria.